dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Si è svolta sabato 2 luglio a Salice Terme Golf & Country la quarta edizione della Balbo & Co Golf Cup, uno dei più importanti tornei di golf nel nord Italia. Una combinazione vincente tra passione, gioco, sport e divertimento, un evento che ha attirato moltissimi giocatori ed appassionati di golf. 18 buche ed una formula di gara medal per la prima categoria e Stable 4 per la seconda e la terza. Siamo arrivati alla fine di questa giornata importante, e il nome insomma è Balbo & Co Golf Cup e quindi non posso non chiedere proprio a lei un bilancio su questa giornata, ma soprattutto come è nata questa organizzazione, proprio a partire proprio dagli esordi e come sei arrivati fino alla giornata di oggi. Saluto a tutti, l'evento è nato nel 2013 al Golf Club di Valenza in provincia di Alessandria, dove io ho iniziato i primi colpi, e avevamo pensato di, dato che avevo scoperto anch'io il golf il primo anno, e avevo pensato di far interagire più persone non golfiste con il mondo del golf, e quindi avevamo pensato di fare un evento dove coinvolgere diversi sponsor, che diventasse un po' una vetrina dove uno poteva far conoscere i propri prodotti e coinvolgere la gente a venire a provare a giocare a golf, qualche lezione col maestro, qualche tiro col putt, che è un po' tipo il mini golf per intenderci, e appunto coinvolgere più persone possibili. Grazie a tutti gli sponsor che hanno aderito a questa iniziativa, man mano l'evento è cresciuto fino ad arrivare ad oggi, dove abbiamo in un campo di 9 buche più di 100 iscritti, e avete visto quanti sponsor hanno aderito all'evento. Assolutamente, tra l'altro la novità rispetto allo scorso anno, agli scorsi anni, che si è arrivati a Salice Terme. Come mai la scelta di arrivare proprio qui, in questa località termale così amata e così conosciuta? Perché il direttore del Golf Serra, Paolo Grecu, ha deciso di spostarsi qua, allora noi abbiamo deciso di fare l'evento qui al golf di Salice. Direi che la location è ottimale, insomma, perché sì, è molto accogliente. E so che in questi 2 giorni non c'è stato soltanto protagonista il golf, ma anche i kart, corretto? Sì. Sì, infatti anche quest'anno abbiamo fatto la combinata car e golf, e quest'anno c'erano anche le lady che partecipavano, golfiste e non golfiste. È stato un evento molto bello, particolare, ci siamo divertite tutte quante, anche se nessuna di noi era mai salita su un kart. Una bella iniziativa, divertente, spensierata, bella. Il prossimo anno la rifaremo senz'altro. Infatti vi volevo chiedere, il prossimo anno state già pensando come organizzare, a cosa organizzare per il prossimo anno? Stiamo già pensando le prossime novità, e sono sicuro che grazie anche al vostro aiuto sarà un evento sempre in salita, ma verso la vetta. Quindi possiamo già dare appuntamento al prossimo anno. Prossimo anno. Borsari Gioielli è uno degli sponsor di questo evento. Come mai la scelta di appoggiare, di supportare Balbo Golf & Cup? Perché noi abbiamo già intrapreso un'esperienza nello sport con il calcio, ci è stato contattato da Balbo per fare lo sponsor per il golf, e abbiamo preso questa iniziativa con entusiasmo. Infatti dopo daremo un omaggio agli organizzatori, abbiamo creato un bracciale in occasione di questo evento raffigurante il mondo del golf, con la bandiera dell'Italia come cinturino, perché visto che siamo nel momento anche degli europei, volevamo omaggiare il Made in Italy con dei prodotti italiani. Quindi pensato esclusivamente per questa giornata? In esclusiva proprio per questa giornata qua, per il golf. Siete soddisfatti di com'è andata la giornata? Sì, diciamo che io non ho mai seguito una partita di golf, e per me è stata una buona nuova esperienza, perché sono più legato al mondo del calcio, però così ci siamo stati contattati e mi è piaciuta questa giornata qua, molto intensa e entusiasmante. Golf Country and Club, quest'anno ho ospitato Balbo & Co Golf Cup. Com'è andata questa giornata? Beh, direi molto bene, molto bene. Piano piano i soci
ci hanno metabolizzato anche il perché di un evento come questo, quindi dove abbiamo molti sponsor, dove l'obiettivo è quello di radunare persone, far conoscere un po' di più anche il golf e far conoscere anche gli sponsor, però in una maniera diversa dal solito rispetto alle tradizionali gare da golf. Direi che, come si può vedere anche dalle persone presenti, l'evento ha riscosso un ottimo successo. Anche soci del golf mi hanno detto sì, questo è lo standard forse migliore anche per far conoscere un po' di più il golf, visto che è uno sport che ancora si pensa di nicchia e poco conosciuto. Quindi benvengano situazioni e contesti di questo tipo. È un'opportunità per farlo conoscere a un numero di persone molto elevato ed è un'opportunità anche per tutte le attività locali del territorio che possono attraverso questa manifestazione farsi conoscere o comunque supportarsi a vicenda, corretto? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo raccolto più di 40 sponsor, mi sembra 42 Alberto, tra cui vabbè, la Zurich, io come agente assicurativo e la Mediolanum come l'amico Alberto, ed è un qualcosa credo di eccezionale qua per il circolo, perché mediamente sono sempre gare diciamo dove lo sponsor è unico e quindi insomma aver raccolto sponsor tra l'altro anche in zona ma anche assolutamente fuori dal territorio, abbiamo sponsor di Verona, abbiamo sponsor che arrivano dall'Asti, da Lassio, quindi e questo sicuramente, come diceva anche Alberto, serve, aiuta anche a così a facilitare da parte delle persone esterne che non giocano a golf un po' l'avvicinarsi a questo sport che sembra un po' troppo di elite, quindi c'è sempre questo timore quasi nell'avvicinarsi a uno sport che in realtà è uno sport bellissimo e per niente elitario come magari era un tempo, quindi insomma da questo punto di vista penso un gran bel successo, si vede anche dalle persone che sono intervenute oggi e quindi insomma siamo molto contenti, poi tra l'altro è la prima volta che organizziamo la manifestazione qua a Salice e quindi insomma anche da questo punto di vista avevamo un minimo di timore nell'aspettare, nel vedere quelle che erano le risposte degli invitati, invece insomma siamo assolutamente molto molto contenti di tutto questo. Quindi un successo sotto tutti i punti di vista, grazie mille. Niente, grazie a lei, grazie a voi. Principe, buonasera, non posso non chiederle che cosa la lega a questa giornata, a questa manifestazione, la Balbo & Co Golf Cup. Beh, intanto tutto un grande piacere poter venire in Italia, in questo bellissimo circolo di golf. Il golf è un bellissimo sport, uno sport difficile e che rispetta le regole, a differenza di altri sport, tipo il calcio, che invece sono un po' più ballerini dal punto di vista... È uno sport molto inglese, quindi le regole nello sport sono importanti perché, secondo me, anche per i giovani, perché insegnano due cose molto importanti, vincere ma anche perdere. E nella vita è molto importante saper perdere. Quindi possiamo dire proprio l'amore per il golf, per questo sport. È uno sport difficile, bellissimo, perché si sta in mezzo alla campagna, ogni percorso è diverso e quindi un po' come lo sci, si va in un percorso collinare, percorso piatto, però sempre in mezzo alla natura. Quindi, e poi uno può prendersi anche il tempo che vuole per colpire la palla, quindi si gioca praticamente quasi contro se stessi, contro il campo. E questo diciamo non c'è il contatto fisico se vogliamo. È la sua prima volta a Salice Terme e se sì che impressioni ha avuto? Una bellissima impressione, devo dire un bellissimo circolo, ma poi soprattutto mi sembra di capire che qui ci sono anche i grandi vini, la grande gastronomia italiana, dei bellissimi castelli, una natura quasi incontaminata, quindi prima volta sì, ma spero di tornare presto. Grazie mille. Grazie a voi e buona serata. Questi vincitori della categoria Lady, Daniela Cerchi con 36 punti, nella categoria Senior Angelo Cerioli con 37 punti, nella categoria Super Senior Luciano Fantoli con 36 punti, primo lordo con 71 punti Riccardo Ravizzotti, primo netto di prima categoria Michele Miracca con 67 punti, primo netto di seconda categoria Alberto Lucarno con 37 punti, primo netto di terza categoria Pietro Perfumo con 39 punti, secondo netto di prima categoria Fabio Faraon con 69 punti, secondo netto di seconda categoria Lucio Contardi con 36 punti, secondo netto di terza categoria Alberto Illumi con 34 punti. Numerosi i premi speciali assegnati dagli sponsor. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività.
Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.